E per a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Lucius ragazzi. Oggi siamo ancora su Clash Royale per innanzitutto fare il baule della corona, ma soprattutto ragazzi per mostrarvi questo deck davvero devastante, davvero incredibile raga, perché praticamente l'ho provato adesso, l'ho copiato, ecco ve lo dico, l'ho copiato. E ragazzi è davvero devastante, vi avevo detto che vi facevo vedere l'altro, quello della torre bombardiera, sempre con questo, ma al posto del congelamento la scarica, quelle robe lì. Ma ragazzi, mi sto trovando meglio con questo. E raga, praticamente adesso vi faccio vedere qualche replay, facciamo il baule della corona, quindi facciamo due stelle e quindi anche partite in live, due partite in live. Però vi volevo far vedere soprattutto un replay che praticamente... ho fatto, cioè un attacco che ho fatto, che vi volevo assolutamente far vedere perché davvero è stato incredibile. Allora, vi voglio far vedere questo anche se ho perso. Però ragazzi, la prima stella l'ho fatta in una maniera velocissima ragazzi. Adesso vi faccio vedere. Allora, avevo queste carte che non erano male come mano iniziale. Luca aveva un deck che costava molto poco, cioè che aveva truppe piccole. Vedete ragazzi, qua li metto il domatore con dietro il goblin, guardate qua, metà vita, 800, 500, una stella di già ragazzi, davvero incredibile. Qua velocizziamo per 4 perché comunque dopo non succederà niente, anzi perderò addirittura. Quindi, ecco, qua ho provato a congelare ma purtroppo... non sono riuscito a buttare giù la torre perché comunque non dura per sempre il congelamento. Qua ragazzi è riuscito a farmi 3 stelle perché avevo tutte queste truppe, cioè è riuscito a mettere così tanto. Vedete ragazzi, qua è iniziato un po' diciamo la mia rovina, perché vedete qua quante truppe continuo a mettermi, visto che aveva così tantissime truppe piccole e non riuscivo a difendermi ragazzi. Alla fine è arrivato questo cavaliere da cacchio che mi ha fatto 3 stelle. E ragazzi, niente, però volevo farvi notare come è veloce se l'avversario non... come è veloce questo deck se l'avversario non ha le frecce, ragazzi. Davvero incredibile. E adesso invece vi volevo far vedere questo replay, dopo andiamo a fare due partite live per prendere il baule della corona, almeno apro una volta almeno il baule della corona insieme a voi, visto che praticamente non l'ho quasi non aperto. E facciamo per 4 per saltare un attimo la parte iniziale perché non era tanto questa cosa, perché qua mi metto domatore con gelo, anzi no, ferma. Poi mi ho messo gli sgherri, perché io mi ho messo gli orti di sgherri più non mi ricordo che cosa. Ora che bloccavo per 4, ragazzi, abbiate pietà. Quello mi mette il cannone, sembra che sapeva già cosa dovevo mettere. Però io avevo il domatore, la congelo, da congelamento. Ragazzi, se non mi mettevo i barbari, un bel po' di danno glielo facevo. Però l'ho fatto comunque una bottarella, gliel'ho data. Poi qua gli ho messo la valchiria, ma avrei dovuto aspettare perché appunto mi ha messo il domatore. E diciamo che... cioè era meglio aspettare. Quando lui mi mette il congelamento, ma non so se è giusto, era meglio aspettare. Vabbè, comunque correggete, vedete la scritta se avrò sbagliato qualcosa. Comunque qua lui mi ha messo la gelo a caso, perché in realtà potevo metterla anche prima, però non so come mai non me l'ha messa. Qua ragazzi avevo queste carte, quindi ho detto dai, proviamo a fare il barilozzo e il domatore, ma alla fine non ho... cioè, ho messo il barilozzo, ma non il domatore, perché non me la sentivo. Qua, meno male che mi ha messo l'ordine di sgherri dietro, che almeno sono riuscito sia a fare un po' di danno con il barilozzo di Goblin, e dopo l'ho ammazzato anche le l'ho ammazzato anche l'ordine di sgherri. Qua lui mi ha messo la carica, ma non mi ha servito praticamente a niente, perché non me le ammazza gli sgherri. Qua mi ha messo l'avveleno, un po', diciamo, devo dirlo, a caso. Qua meno male avevo le frecce e gli ho frecciato tutto. E l'avveleno non si sa cosa è servita, perché alla fine non è servita praticamente a niente. Io avevo il barilozzo, ragazzi, e sono riuscito... No, non sono riuscito perché aveva la scarica. Vedo che mi ha frecciato e mi ha scaricato con la scarica quella roba lì. E mi ha beccato i goblin. Quindi... cioè mi sa che ce l'aveva o all'8 o al 9 addirittura. E ragazzi, qua praticamente mi ha messo l'avveleno, ma io ormai
non aveva più Elisir, e io ragazzi col barilozzo sono riuscito a farli fuori. Cioè, ovviamente prima ne ho messo il domatore, dopo ragazzi con il barilozzo gli ho messo, cioè gliel'ho messo e gli ho fatto 3 stelle ragazzi. Con il barilozzo si fanno davvero tantissime cose se l'avversario non ha le frecce, a meno se le usa per Lord degli Sgherri, può usare il barilozzo o viceversa. O viceversa ragazzi, siamo a 5 minuti e 24 secondi. Come vedete qua in alto a destra, perché ho messo l'opzione e ho scaricato AZ Screen Recorder, ragazzi, perché Mobizen mi continuava a dire applicazione urlo bloccata. Quindi ragazzi andiamo a fare 2 partite sperando di vincere e di portarci a casa il baule della corona. Ragazzi, io qua tento, rischio per vedere se ha le frecce o no. Benissimo, non ha le frecce, ho fatto una cazzata, invece no. Invece no, non ho fatto una cazzata. No, dovevo aspettare ragazzi che li prendevo anche il mago. Eh sì, dovevo aspettare che li prendevo anche il mago. Qua mettiamo la Valkyrie intanto. Comunque la recensione del cellulare sta per uscire. Sì ragazzi, sta per uscire. Comunque non mi piace tantissimo questo cellulare. Perché tipo è anche Android Lollipop, quindi non avrò più problemi nel registrare. Ci ha fatto tantissimo danno ragazzi, tantissimo. Però vedo che non ha le frecce ragazzi, vedo che non ha le frecce. Questa è una possibilità in più di fare una stella. Benissimo, mi ha usato il mago, mi ha usato il mago e io devo per forza usare le frecce. E ragazzi, mi ha usato il mago, quindi non ha più truppe per difendersi. Qui direi di partire con il domatore e la congelo. E la gelo. Benissimo, ragazzi, davvero top. Purtroppo me li ha ammazzati, quindi top. Kaiser. Vai, metti qualcos'altro, che ti metto la palla infuocata. L'ho messa malissimo. Gliel'ho presi, ok. 88 di vita. 88 con fiore. Però vedo che non ha né. Non è detto che ha razzo e cosa. Non è detto, non lo sappiamo ancora, perché vedo che non ha usato tutte le truppe. Allora, io vorrei tentare con il barilozzo, ma so che ha il mago, quindi glielo dobbiamo far sprecare. E quindi per farlo sprecare mettiamo Lord degli Sgherri, anche se, ecco appunto, dovevo tenerla per eventuali. No, ha le frecce, ragazzi. Shh, via, un secondo! Ok, allora mi ha messo il golem, quindi io devo per forza procedere così. No, ragazzi, beccali. Ok, benissimo, benissimo, ragazzi, benissimo, benissimo, benissimo. Ok, abbiamo fermato il golem, li abbiamo fermato tantissimo, ragazzi. Gli abbiamo fatto tantissimo danno. E alle frecce, infatti, non sapevo che avevo le frecce. Però comunque qualche danno riusciamo a fargli. Non so che lo riusciamo. Dai, proviamo, tentiamo, tentiamo, tentiamo. Magari non ha. Vai, ho usato il mago, ho usato il mago, ho usato il mago, ho usato il mago. Ragazzi, una stella, una stella. No, una stella, niente. Niente stella. Però comunque una bella palla infuocata, li becco tutto, benissimo. Quello mi userà le frecce. Non è servito neanche le frecce. E guardate quanta vita. No, non riusciamo neanche a farli. No, ragazzi. Almeno una stella. Almeno una stella, ragazzi. Neanche una, non ci credo. Non ci credo, meno 31. No, raga. No, non ci credo, dai. Raga, non sono riusciti neanche a fargli una stella, davvero impressionante. Allora, cercherò di fare il baule della corona e di portarvelo in apertura in live, perché non, se faccio un'altra partita in live dura troppo il video. Contando che dura 3 minuti, più o meno, 2 minuti e mezzo. Io siamo a 9 di registrazione, quindi 10, 11. No, ragazzi, non riesco a portarvi. Vi riesco a portare il baule della corona in live, quindi ci vediamo tra poco. L'apertura del baule della corona in live, quindi ci vediamo dopo. Vi volevo solo far notare questa tattica, ragazzi. Lui praticamente non aveva più l'esire. Guardate con quanta vita è rimasto il donatore, e abbiamo fatto già una stella. È iniziata adesso la partita, ragazzi, ve lo giuro, adesso è iniziata. E però non so il motore, che ci vediamo dopo, ragazzi. Il mio consiglio, ragazzi, di portarvi sempre una torre bombardiera, una difesa, perché è difficile se no.
Porca troia. Ragazzi, gli ho messo la palla infuocata all'ultimo secondo e non me l'ha contata. Ragazzi, non ci credo, sclero totale. Mamma mia, mamma mia. Zero. Ah, 2-1 per un millesimo di secondo mi bastava, però gli abbiamo fatto una corona. Ok, benissimo, benissimo, benissimo. Ci vediamo tra poco. Cavolo, però pensarci, se gli facevo quella dannata, se un millesimo di secondo in più mi poteva dare, no, per mettere la palla infuocata. Se gliel'ho messa e nel frattempo è finita la partita. Un millesimo di secondo in più e vi portavo il baule della corona. Oh. Ragazzi, questo qui è forte, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Sì, raga, guardate qua. E baule della corona live. Sì, cazzo. Sì, cazzo, sì, cazzo, sì. Sì, ragazzi, baule della corona live tra pochissimi. Devo notare sto tizio però che ha il domatore al 7, al 7. Qui c'era ancora il 5. Ok, dai, becca la strega, becca la strega. Sì! Ragazzi, forse vinciamo anche questa. Forse la vinciamo anche. Non voglio ancora vincere, ragazzi. Ce la possiamo fare. Sì, ragazzi, raga, dai, 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 dai. Ragazzi, abbiamo vinto. Ragazzi, abbiamo vinto. Allora, ragazzi, ci basta un bel... No, cazzo. Veloce, 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 veloce. Ragazzi, 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 abbiamo perso, ragazzi, ma fa niente lo stesso. Apertura del baule della corona in live, ragazzi. Io ve l'ho promesso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, anche se siamo arrivati a 12 minuti allo stesso. Ragazzi, baule della corona in live. Ok, andiamo molto veloci perché tanto. Ok, ragazzi, ultima. Una bella torre infernale 3, va bene, dai, 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 va bene, va bene. Ok ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Finisce qui e spero che appunto vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete like. Noi ci vediamo in un prossimo video di Clash Royale o di qualcos'altro, ragazzi. Questo è il deck, comunque. Non ve l'ho ancora mostrato. Order Sgherri, Goblin Lancieri, Frecce, Fera Infuocata, Domatore di Cinghiale, Barile Goblin, Congelamento e Valchiria, che ci portiamo a livello 5. E ragazzi, valutare che prima avevo 3000. E ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete